manca solo un posto per la finale. Un saluto da Manuel Busetta e Luca Marino. Sta per iniziare la seconda semifinale di questa giornata. Beta House facili contro i The Bulldog. Vedremo che partita sarà questa tra invece The Walker e Warriors. Luca, speriamo in una partita sicuramente più equilibrata della scorsa semifinale. I presupposti, Manuel, ci sono tutti. Due grandi squadre, offensivamente e difensivamente. Nel frattempo qua il grandissimo D'Angelo, che prova a scaldare subito il destro, protagonista di una stagione eccellente che ha portato i suoi fino a questa semifinale, appunto. Vai Matti! Dalla parte dei Walker schierano i Sala e D'Angelo. Warriors rispondono con Limuli e Girgenti. Sarà una grandissima semifinale a mio avviso. Ci vuole provare lui? Checco Girgenti, chiamato così da Luca Marino. Vedremo se questo nome, questo soprannome gli porterà bene. Ma Girgenti! È quasi quasi Marino. Diciamo che gli hai portato quasi fortuna questa sì. Punizione. Ottimo però Calacqua nella respinta in calcio d'angolo. Angolo già battuto. Troppo forte. Siccome intanto la partita qui, il Livigni in posizione defilata, prova il tiro! E per poco Renda non la metteva dentro. Qui intanto c'è stata la deviazione di un giocatore Warriors, angolo per i The Walker. Un'occasione clamorosa questa per gli uomini in maglia rossa, si stava facendo sorprendere qua il portiere dei Warriors. Ancora angolo per i The Walker, dalla bandierina c'è D'Angelo che addirittura ci prova dalla bandierina, respinge con i pugni Gentile. La palla adesso per Gentile. Troia, tocca il suo primo pallone. Altissimo Troia. Damiano Guaresi. Damiano va fuori qui Livini. Poi Damiano, primo intervento, anzi prima parata pericolosa di Cala. Mamma mia, qua grandissima l'incursione di Damiano, che ha provato il tiro ma Cala si è fatto trovare assolutamente pronto nell'intervento. Provato l'1-2, non riuscito, allora Renda, attenzione, Damiano ruba palla e davanti la porta spreca così. Si è addormentato qua Renda, però qua un falco Damiano a rubare il pallone e poi provare questa conclusione che si spegne purtroppo sul fondo. Attenzione a questo sinistro di Renda che colpisce la traversa, incredibile. Gentile battuto, va battezzato probabilmente il pallone fuori, una grande bordata questa di Renda, prima grande occasione per i The Walker. D'Angelo prova a servire Livigni in avanti, ma trova Troia, però perde palla, attenzione Livigni che è rimasto in avanti. Livigni, primo grande parata di Manfredi Gentile, che si salva in calcio d'angolo. Bravissimo qua Gentile, però ingenuità della sua difesa, che ha perso un pallone sulla propria tre quarti e Livigni ha provato questo tiro trovando un ottimo Manfredi Gentile, come hai detto tu Manuel. Barbaro si riparte da Troia, pensa al tiro, poi ci ripete, attenzione D'Angelo che gli ruba il pallone, 2 contro 1 delle Walker, 2 contro 1 delle Walker, bravo qui Misuraca a salvare tutto. Sala, D'Angelo sul fondo. Mamma mia, qua D'Angelo si è acceso probabilmente pure lui dopo 15 minuti di gioco e ha provato questo sinistro a incrociare che si è spento sul fondo. Anticipo giunto, giunta. Poi attenzione, bravo D'Angelo, ancora D'Angelo che insiste, Gentile, occhio a Sala! E poi attenzione, il folle di Sala, il folle di Sala. Mamma mia però che occasione per D'Angelo, ancora una volta Manfredi Gentile si fa trovare pronto sulla conclusione del fuoriclasse dei The Walker. Poi quello che a me sinceramente sembrava un fallo in difesa, l'arbitro ha fischiato un fallo in attacco. Bella partita, occhio a Misuraca dalla distanza! Spaventa così Calà! E anche lui si fa trovare pronto su questa conclusione da lontano di Misuraca. Villano. Manzi. Poi D'Angelo arriva Sala col destro sul fondo. Mamma mia, conclusione repentina questa di Sala, che si sposta la palla dal sinistro al destro e prova subito il tiro che fa la barba al palo. Troia che adesso prova a portare palla, prova a servire Guaresi. Però il fallo non è così, occhio a Manzi che prova ad impostare lui. Cerca il tiro a Manzi! Il suo tiro che fa la barba al palo, ancora pericolosi The Walker. Sì, ancora una volta Manzi con questo tiro dalla distanza, il terzo in questa partita. Sembrava in traiettoria Gentile comunque. Rimessa tale comunque per i Warriors, Limuli prova a battere, ci mette il piede qui Renda, un'altra rimessa laterale a favore per i Warriors, 5 minuti alla fine del primo tempo, Limuli in mezzo, Damiano! Per poco, non c'entrava la porta qui. Però ottimamente controllato da Livigni qua, Damiano,
Renda che comunque ci ha abituato in questo campionato a giocare un po' più dietro rispetto alla sua usuale zona d'azione. Occhio qui Renda che perde il pallone, tiro però murato da Villano. Livigni subito batte la rimessa tra la porta dietro per Renda, poi Villano, occhio al suo mancino, Gentile non la tiene, non è finita, poi Limoni. Riparte adesso i Warriors con Damiano, di prima Guaresi a cercare Limoni, ma bravo qui Villano che sta disputando un'ottima semifinale. Occhio a Renda, ci prova col mancino, respinge qui Gentile che si è sempre trovato pronto. Eh sì, non arrischia la presa, Manfredi Gentile però è sempre pronto nelle respinte. Ora i Warriors possono ripartire con questa rimessa laterale che subito batte Damiano, qui Limoni cerca di guadagnarsi il fallo, non è così per il signor Basile. Livigni mette in movimento D'Angelo, vediamo D'Angelo, Gentile, occhio Livigni che era lì, Gentile le sta prendendo tutte, attenzione, poi c'è un fallo di mano di D'Angelo. Fondamentale ancora una volta Manfredi Gentile in questa respinta a mani aperte sul tiro improvviso di D'Angelo. Gentile che nelle partite che contano si fa sempre notare, ricordiamo che nella scorsa finale di Serie B2 Gentile è stato protagonista parando un calcio di rigore. Questo slalom di Renda, posizione filata, prova a metterla in mezzo, Gentile evita l'angolo e subito prova a lanciare in avanti, qui Limoni ha vuoto Villano e Limoni forse ha voluto strafare qui, ma Limoni qui ha sprecato l'1-0. Eh sì, qua ha cercato la finezza Limoni, sbagliato però poi il prima intervento. Attenzione, Limoni ci vuole riprovare, è chiuso però da ben due uomini, prova la giocata Limoni, non riuscita, occhio a D'Angelo, bello questo duello fra D'Angelo e Limoni. D'Angelo prova a cambiare dall'altra parte per Sala, bravo qui a evitare la rimessa laterale, gran giocata di Sala, ancora Sala che si sposta dall'altra parte, ma la palla termina fuori, gran giocata di Sala qui. Bellissimo qua il numero di Sala che ha tenuto la palla con un grande stop di petto e poi si è smarcato e ha trovato questo destro che si è spento alto sulla porta di Bar. Limoni fa fuori Sala, Limoni può metterla in mezzo, è arrivato in ritardo qui giunta però. Finisce il primo tempo 0-0 ancora il partito, è partita bellissima, tanta occasione da entrambe le parti, le squadre sono a riposo, ci riposiamo anche noi. Renda 0-0, bella semifinale, ma questi Warriors sono tosti, eh? Sì, sono tosti, la partita è difficile, abbiamo provato a tirare un po' di volte, il loro portiere è stato bravo, un po' di fortuna con i pali, loro sono pericolosi con le quella tua traversa, fosse solo quello, il palo di Dan. Però sono bravi perché mettono queste palle in mezzo, arrivano sempre con l'inserimento. Noi a volte siamo un po' in ritardo, siamo stati fortunati anche noi. Ok, bocca al lupo per dopo. Grazie. Mattia, bella semifinale, 0-0 ancora il punteggio fermo, però diciamo questi The Walker sono tosti. Lo sapevamo che erano tosti, stiamo cercando di diciamo contenerli, ma non ce la facciamo, stanno fatto 350 tiri. Cercheremo di sfruttare qualche contropiede per cercare di fargli male, solo così possiamo cercare di segnare. Tantissimo equilibrio, ma alla fine, insomma, che partita farete voi intanto nel secondo tempo? Cercheremo di, diciamo, pressarli di più, perché visto pressandoli sbagliavano qualcosa dietro. Ora vediamo come pressandoli cosa succede, può darsi qualche errore. Ci vuole qualche errore per sbloccare questa partita. In bocca al lupo, a dopo. Grazie. È tutto pronto per il secondo tempo, è iniziato adesso, palla adesso a Girgenti. Vedremo che succederà in questa ripresa. Limoni, si accentra Limoni, il destro di Limoni sul fondo. Mamma mia, qua si è acceso Limoni, è rientrato sul destro, ha provato questa conclusione che ha sfiorato il palo di Calà. Renda va a battere la rimessa laterale, palla adesso per Sala che si accentra, vuole spazio per il suo tiro, lo ferma Limoni che adesso si porta in avanti, contropiede le Wars, trattiene la maglietta e Renda si continua e il Barbera però spreca e qui il signor Basile esce il cartellino giallo per il Renda per la trattenuta di poco fa. Sì, trattenuta, ammonizione, fallo che cumula ovviamente. È rimasta la tale comunque per i Warriors, Girgenti, Limoni, zona tiro, arriva D'Angelo a chiuderlo, occhio a Girgenti, posizione defilata, Girgenti in mezzo e finalmente arriva il primo gol della partita, in vantaggio i Warriors, Girgenti sembrava un cross ma la palla è terminata dentro, 1-0 Warriors e adesso si attende la reazione di The Walker. Eh sì, un po' inaspettato questo vantaggio, per più che altro per come è arrivato, un errore di Calà che si è fatto passare la palla in mezzo alle gambe su questo tiro che sembrava innocuo di Girgenti e Warriors in vantaggio. Ora attenzione perché Warriors ancora sono galvanizzati dopo il gol dell'1-0, qui però Guaresti perde palla, prova a riprenderla, occhio a Limoni, posizione defilata, Limoni da lì, Girgenti ha segnato, Limoni però non riesce a imitarlo, rimessa laterale comunque a favore per i The Walker. Nel primo gol sta decidendo qui la semifinale, attenzione la palla è lì,
adesso in pochi minuti la squadra di Giunta realizza ben due gol. Hanno messo la quinta a quei Warriors. Su questo pallone vagante si è avventato Guaresi, che ha colpito. Giallà non poteva fallire assolutamente. Del 2-0 per la squadra in maglia nera. Quindi prima Girgenti, poi Guaresi, diciamo che la lettera G porta bene ai Warriors. Attenzione, qui perde palla d'angelo, Girgenti, cala, e poi attenzione, la porta è vuota, ma Guaresi non è riuscito a approfittare, poi ci prova dalla distanza giunta, che colpisce in pieno Villano, attenzione, Villano a terra, però che occasione per il 3-0 dei Warriors. Porta fortissima qua, in testa di Villano, sì, una occasione clamorosa, primo bravissimo cala nell'uscita bassa, poi Guaresi è riuscito a approfittare del pallone vagante. Ha preso una pallonata a Villano, forse sul tiro di giunta. Pietro, ma è stato fermato contropiede De Walker. Damiano bravo a capire tutto, poi Villano, ancora lui, palla adesso per D'Angelo. Sala Gentile dice di no, fondamentale ancora una volta Manfredi Gentile, che si è allungato sul palo alla sua sinistra e ha messo questo pallone in calcio d'angolo. E angolo per i Warriors, ma angolo sprecato malissimo da D'Angelo. Già battuto la punizione, attenzione, subito palla per Girgenti, vuole spazio per il mancino, sarà di finta, Girgenti, ancora Girgenti, cala, dice di no. Bravissimi tutti e due, prima Girgenti a crearsi lo spazio per esplodere il sinistro e poi cala sulla respinta a mani aperte in calcio d'angolo. Chiede ancora, vive le speranze, cala con questa parata, ma c'è calcio d'angolo per i Warriors. Minuti caldi in questo finale di partita. Sbaglia qua cala. Attenzione a Limuli, deviazione, angolo. Aveva sbagliato qua cala nel rinvio con le mani, ne ha approfittato Limuli, che ha trovato però la deviazione di un avversario. Angolo che batte Limuli, la palla è lì. Allontana qui The Walker, c'è il contropiede adesso di Sala che putta Barbaro. Ancora Sala Cantista, quello il corridoio per Renda, esce Gentile. Attenzione, voleva il fallo Renda e poi allontana Gentile. Poi Guaresi, Limuni, si inserisce lui, cala, stava arrivando giunta. Si disma, esce, dall'altra parte, Renda, supera misura, che Renda, 2-1, semifinale riaperta, quando siamo al minuto 19, incredibile Luca. Ma grandissimo quel gol di Renda, che rientra sul destro, anzi sul sinistro, scusami Manuel, fredda Gentile, ma devo ringraziare anche Calà qua, i The Walker, che anzi ha compiuto un intervento prodigioso. Un finale di fuoco in questa semifinale, ok Warriors che tentano di rispondere con Gentile, Guaresi, Calà, incredibile, la palla ancora lì, limite nell'aria, respinge i difensori, che partita Luca. Si è accesa in questi ultimi 5 minuti, Manuel, 5 minuti di fuoco ci aspettano. Ancora i Warriors che insistono, Guaresi prova ad accentrarsi, vuole spazio per il suo destro. Attenzione, adesso c'è il contro di Walker, con Renda che putta misuraca, palla per D'Angelo! Il pareggio è arrivato Luca, 2-2, incredibile, questo è un risultato che favorisce The Walker, incredibile, clamoroso, campi 3 dei campi del sole. Fammelo dire però Manuel, una gestione della palla scriteriata per i The Warriors, che si sono portati tutti in avanti sul punteggio che ancora li favoriva e hanno preso questo gol in contropiede, un 2-1 clamoroso. D'Angelo, il pallone è toccato là davanti, non ha sbagliato. Incredibile, Warriors dalle stelle alle stalle, prova a rispondere con questo sinistro di Girgenti, murato da D'Angelo, incredibile. Girgenti, Guaresi col destro, com'è passata questa palla? Intanto i The Walker chiamano un timeout sacrosanto, a mio avviso timeout anche per noi. Si riparte allora con Manzi, occhio qui Limuni che capisce tutto, Limuni, la traversa dei Warriors, incredibile, clamoroso Manuel qua, però una disattenzione difensiva per i The Walker, Limuni ne ha approfittato, traversa piena, attenzione ancora Limuni che colpisce male di testa, adesso c'è il contropiede dei Walker, però Guaresi bravo a chiudere Sala, perde palla, c'è il contropiede dei Walker con Sala, velocissimo Sala, infermabile, palla per D'Angelo e Gentile, tiene a galla i suoi qua Manfredi Gentile, questo intervento prodigioso, ma Sala se n'è andato in bello stile qua, aveva servito D'Angelo. Che partita signori, non è finita, Livigni lancia in avanti, trova però Guaresi, ok Warriors, c'è spazio per Limuli, Limuli insiste, vuole il fallo, è fatto così per il signor Basile, calcio di punizione per i Warriors. Punizione interessantissima, la battuta c'è Girgenti e due uomini liberi, completamente liberi, tre in barriera,
Occhio a Barbaro però che ha smarcato. Palla per Circetti, incredibile! 3-2 Warriors! Quando siamo al minuto 24 della partita, Luca, incredibile, ho la pelle d'oca, Luca! Ma che cosa hai inventato qua Circetti? Una punizione favolosa davvero, ancora una volta in questo momento in finale ci sono i Warriors. Che partita, Manuel, che partita davvero! Un finale alla cardiopalma, signori! 3-2 la punizione di Circetti, rimette in vita i Warriors! Occhio perché qui sta a recuperare il pallone, c'è questo 3-2! Bravo, Mesoraca a chiudere! Ed è calcio di punizione per i Warriors, e quella è la zona delle mole. Per chiuderla, Manuel, per chiuderla. Vedremo cosa succederà. Intanto siamo al 25esimo minuto. Gaetano Limuli cala! La palla è lì e vai! Poi cala, riesce a bloccare la palla. E allora rimessa laterale per The Walker. La batte Sala che la mette in mezzo. Gentile! Gentile acchiappa questa pallone! E finisce qui! I Warriors sono in finale e affronteranno i Betaus sabato 8 giugno del Final Day. Mamma mia che partita che abbiamo assistito a quest'oggi, Manuel. The Walker avevano i favori del pronostico per il miglior piazzamento in classifica, ma i Warriors hanno fatto vedere in campo di che pasta sono fatti e hanno meritato assolutamente questa finale. Un grandissimo Girgenti, un grandissimo Barbaro, un grandissimo Giunta, ma soprattutto un grandissimo Gentile che ha compiuto gli interventi prodigiosi che hanno tenuto la squadra più e più volte in partita. A 5 minuti dalla fine i The Walker hanno trovato il pareggio, ma poi nel finale i The Walker, che non mollano mai, riescono a trovare quel gol che li riporta in vantaggio, quel gol che li porta in finale. Luca, io ti ringrazio per il tuo contributo, ci vediamo nel Final Day. Ciao Manuel, grazie a te, buona finale a tutti. I Warriors sono in finale e affronteranno i Betaus sabato 8 giugno nel Final Day. Però ragazzi, che partita è stata, da cardio palma in tanta roba. Bella partita. I The Walker vi hanno dato parecchio filo da torcere nel 2-2, diciamo qualcuno ha pensato male, vero? C'è da fare un applauso a Manfredi. Gentile che nelle partite che contano ti fa sempre bene. Ricordiamo quella finale, i rigori, i B2. Loro non c'erano, ma tu sì, è giunta pure. Cioè. C'era pure Damiano. E c'era anche Barbaro. Beh ragazzi, è stata una partita bellissima. Bravissima, mancata finale. Sul 2-0 però forse potevate gestirla meglio la partita, avete concesso troppi spazi. Poi, dopo il 2-2, Girgenti, la punizione di Girgenti, insomma. C'è voluto. Beh ragazzi, adesso avete i Betaus. Tra l'altro i Betaus devono fare a meno di Cassata, squalificato. Betaus, Warriors. Era stata la prima giornata di campionato, finì un pareggio bellissimo. Avevate perso. Eravamo decimati però. Senza Girgenti. Mancava Girgenti, era la prima partita. Sì. Vediamo col fattore Girgenti come va a finire la partita. Viva Interscuola. Va bene ragazzi, complimenti. Ci vediamo sabato 8 giugno, Betaus Warriors.